La sfida tra United Colors of Futsal e Futsal Marigliano, con il team di Breia che prova a fermare la corsa di quello di Devastato. Andiamo a vedere le fasi salienti del match. Subito la chance per i padroni di casa, la parata di Menzione, la risposta ancora, poi arriva Sarnataro che sotto misura porta in vantaggio lo United al secondo minuto di gioco. In avanti sempre il team locale con il tentativo di Fiero che non trova la porta, poi azione insistita, Torelli, Menzione si salva smanacciando in calcio d'angolo, di nuovo Torelli, l'1-2, il palo colpito con la complicità sempre di Menzione, poi la parata bassa del portiere, il palo colpito con questo splendido lob, il tocco sotto di Velotto, poi l'errore del futsal Marigliano, ne approfitta Rinaldi, non c'è il fallo su Notario, arriva il 2-0 al minuto numero 17, altra chance per Pullo, poi Marigliano in avanti, in chiusura di prima frazione, la parata di Finamore su questo siluro dalla distanza e poi quando il cronometro segna il 26esimo, azione rocambolesca, incerta la difesa del United, trova il gol Tommasone che riapre il match. Con le immagini andiamo al secondo tempo, subito un errore, Torelli, palo ancora colpito dal numero 7, altra ripartenza, questa volta sbaglia lo United, spegne la conclusione con la parata di Finamore, la palla in avanti, attenzione qui perché reclama in rigore il Marigliano su questo tocco di Fiero, beh c'è il tocco con un braccio, l'arbitro decide che è involontario, si continua a giocare con lo United che prova a trovare la rete, Fiero fa tutto benissimo, si libera per la conclusione e poi sotto misura il tocco di Torelli che vale il gol del 3-1, qui c'è rimessa laterale a favore dello United, l'arbitro ha un attimo di incertezza, poi la segna correttamente ai padroni di casa, si addormenta il futsal Marigliano e trova la rete Fiero, quello che praticamente chiude i conti perché poi c'è la strada spianata nei minuti finali con gli ospiti che schierano il portiere di movimento, arriva ancora una rete di Ferri per la formazione di Breia, poi quella di Cuccaro e quella che chiude i conti con il 7-1 definitivo di Pullo per uno United davvero molto bello da vedere in casa. Il futsal Marigliano esce comunque a testa alta da questo match nonostante il passivo maturato negli ultimi minuti della partita. E hai fatto una buona disamina della gara, la partita è stata equilibrata, il risultato è bugiardo. Alla fine abbiamo dilagato anche se la partita è stata molto equilibrata fino al decimo del secondo tempo dove abbiamo trovato, penso anche meritatamente, il 3-1 e poi di lì abbiamo dilagato. Fino al risultato 2-1 comunque abbiamo avuto molte occasioni per trovare il pareggio, ce la siamo giocata alla pari, poi negli ultimi 10 minuti comunque sia per il fattore campo sia perché comunque lo United ha un organico di altra categoria è venuta fuori e purtroppo anche con qualche decisione arbitrale discutibile, sempre sul 2-1, comunque è venuta fuori, ha meritato la vittoria e quindi il risultato parla chiaro, insomma.